Cosa sono i trigliceridi? Dove si trovano i trigliceridi? I trigliceridi sono grassi o zuccheri? Come si formano i trigliceridi? Benvenuto su Chimica Quotidiana. Io sono Alfredo, sono un chimico e aiuto le persone a conoscere, comprendere e utilizzare il magico potere della chimica nella loro vita quotidiana. Qualche giorno fa sono andato a ritirare i risultati delle analisi del sangue. E ho trovato con soddisfazione che il mio livello di trigliceridi nel sangue era piuttosto basso. Ma mi sono chiesto, come posso spiegare cosa sono i trigliceridi in un video? I trigliceridi sono una particolare categoria di grassi o lipidi che vengono prodotti dagli organismi viventi e vengono utilizzati come risorsa energetica in caso di bisogno. Nel nostro corpo vengono sintetizzati dal fegato, oppure vengono assunti attraverso il cibo. Questi trigliceridi assunti attraverso il cibo vengono rotti nelle loro molecole fondamentali e poi riassemblati all'occorrenza. Tutto questo avviene nel fegato, che funge anche da serbatoio per i trigliceridi. Quando la quantità di trigliceridi nel fegato diventa troppo alta, questi vengono spostati e vengono immagazzinati nel tessuto adiposo, la famosa ciccia che un po' tutti quanti hanno. Troppi grassi nel fegato possono creare particolari patologie, come la ipertrigliceridemia. Ce l'ho fatta. Ma come sono fatti davvero questi trigliceridi? Gli oli e il burro che utilizziamo frequentemente nelle nostre cucine mediterranee sono fatti quasi essenzialmente di trigliceridi e questo lo possiamo vedere attraverso la lettura dell'etichetta su qualsiasi bottiglia di olio. Vedete che in etichetta viene mostrata una parte dove viene scritto grassi e questi grassi non sono altro che i trigliceridi, una miscela di queste molecole, queste grosse molecole che adesso andremo a vedere come sono fatti. Un altro esempio è sul burro. Sul burro viene indicata come grassi la quantità di miscela di trigliceridi di cui sono costituiti. In chimica i trigliceridi vengono definiti come esteri degli acidi grassi e sono costituiti da due tipologie di molecole diverse: gli acidi grassi e la glicerina. L'olio d'oliva, per esempio, ha come costituente principale il trigliceride dell'acido oleico. Ok, fin qua tutto bello, ma com'è fatto davvero un trigliceride? Proviamo a costruirne uno insieme, adesso in questo momento. Siccome i trigliceridi sono davvero tanti e molto diversi tra di loro, ho scelto per costruire questo modello il trigliceride dell'acido oleico, il principale costituente dell'olio di oliva. Quindi abbiamo bisogno di una molecola di glicerina e tre molecole di acido oleico. Cominciamo. La prima cosa che costruiremo sarà la molecola di glicerina. Per fare ciò abbiamo bisogno di 3 atomi di carbonio, 3 atomi di ossigeno, 8 atomi di idrogeno e legami vari. Ogni atomo di carbonio avrà attaccati 4 legami. Quindi questi 4 e sono attaccati tra di loro. Quindi un atomo di carbonio legato ad un altro atomo di carbonio, al quale è legato poi il terzo e ultimo atomo di carbonio. Per ogni atomo di carbonio andremo a legare un atomo di ossigeno e due, in questo caso, andremo a riempire i legami degli atomi di carbonio rimasti con atomi di idrogeno. In questo caso 2, 1, perché ne è rimasto uno solo libero, e qua 2. Gli atomi di ossigeno, i 3 atomi di ossigeno hanno ancora 3 legami disponibili, uno per ognuno di essi. E a questi andremo a legare gli ultimi
atomi di idrogeno. Abbiamo costruito la nostra molecola di glicerina. La seconda tipologia di molecola che ci serve per costruire il nostro trigliceride è l'acido oleico. L'acido oleico è un particolare tipo di acido organico che presenta la sua caratteristica di poter abbassare il pH di una soluzione. Che vuol dire? Vuol dire che è in grado di liberare ioni H+, che sono quelli che determinano il valore del pH. Quando diciamo che una sostanza è acida, per esempio il limone, è perché le molecole che costituiscono il limone sono in grado di rilasciare ioni H+. Questo naturalmente per semplificare estremamente le cose, non me ne vogliano i colleghi chimici. Per costruire la nostra molecola di acido oleico abbiamo bisogno di 18 atomi di carbonio, 2 atomi di ossigeno e 34 atomi di idrogeno. Ogni atomo di carbonio andremo ad attaccarlo con 3 atomi di idrogeno e poi li attaccheremo tra di loro. Ogni atomo di carbonio lo andremo a legare con un altro atomo della catena e così via, e per ognuno di essi andremo a legare 2 atomi di idrogeno. Ok, abbiamo finito di costruire la prima parte di questo acido grasso. Questa parte è definita parte alchilica ed è costituita soltanto da atomi di carbonio e atomi di idrogeno. Per la sua configurazione e costruzione, questa è la parte idrofoba, ovvero sia che respinge l'acqua, perché non ha capacità di interagire in modo efficace con l'acqua. A questo punto aggiungiamo la parte che conferisce acidità a questa molecola, ovvero sia quello che si chiama gruppo carbossilico. A questo punto si aggiunge in ultima parte questo ultimo atomo di carbonio legato alla catena, al quale è legato un atomo di ossigeno e un altro atomo di ossigeno, questo ossigeno è detto carbonilico, ed un altro atomo di ossigeno con un atomo di idrogeno. La nostra molecola di acido oleico è pronta per essere attaccata poi alla glicerina. Adesso andiamo velocemente a costruire le altre due molecole di acido oleico che ci servono poi per costruire il nostro trigliceride dell'acido oleico. Eccoci qua, siamo pronti. Abbiamo tutti gli elementi necessari per costruire il nostro trigliceride. Una cosa che non vi ho detto della glicerina è che questa viene utilizzata come addensante negli sciroppi oppure nelle creme cosmetiche o per come addensante nei gelati. Inoltre viene utilizzato come molecola nei liquidi per le sigarette elettroniche. Quello che succede adesso è che
la molecola di glicerina va ad interagire con i nostri acidi carbossilici, ovvero sia gli acidi oleici. In che modo? Va a interagire in una reazione che viene detta di condensazione. La reazione è tra questa parte della molecola dell'acido carbossilico e questa parte della molecola della glicerina, la parte alcolica. Quello che succede è che le molecole reagiscono tra di loro attraverso questa condensazione, si legano e quello che si sviluppa è una molecola di acqua che mettiamo qua. Quindi questo con la prima, con la seconda è identico. Abbiamo costruito il nostro trigliceride. Come vedete, è una molecola abbastanza grande ed ingombrante. Ed è questo che noi abbiamo, diciamo, nel fegato, naturalmente non solo l'acido oleico, ma altri differenti tipi di trigliceridi di acidi grassi. Adesso tocca a te. Cerca e scopri nuovi trigliceridi e scrivimeli nei commenti. Seguici anche su Instagram, dove manderò le foto dei trigliceridi che costruiremo insieme. Vienici a trovare sul nostro blog chimicaquotidiana.it, dove troverai l'articolo e il video di questo esperimento che abbiamo fatto insieme. E ricordati che Chimica Quotidiana è un progetto che aiuta le persone a conoscere, comprendere ed utilizzare il magico potere della chimica nella loro vita quotidiana. A presto, ciao!